Canale Prato, la nuova pasta fresca, dove puoi trovare la pasta tradizionale. Signor Leonardo, che pensa di questa tradizione? Buonasera a tutti i telespettatori di Teleradio Gubbio, RGM FM. Buonasera, mi dica. Cosa pensa di questa trasmissione Show di Casa Nostra? Non plus ultra. Lei la guarda sempre? Quando mi capita sì. Che giorno va in onda? Il mercoledì, come oggi. Come si chiama la valletta? Sonia! Le piace? Sì. Ascolta, ma sì. Il vero motivo per cui siamo in questa casa qual è? Vogliamo scoprire? Dunque, il vero motivo che sì, il vero e unico motivo oltre il desinare, il sollazzo è il vedere se anche in casa nostra, e per questo c'è l'aggancio con Show di Casa Nostra, si verificano le truffe che in tutto il mondo si stanno verificando riguardo il lotto, ed è per questo che siamo in casa Sebastiani, del lotto più vecchio di Gubbio. Il lotto più vecchio di Gubbio, come mi suggerisce da 15 il anni, dottor Quinto, dottore in lotto dal 1980, quanto è, 15 anni fa? 1974. Lei si chiama Quinto, quindi già un numero nel nome, quindi la sua vita era legata dei numeri. A dei numeri, certo. Un nome, un numero. Ma ora fiete, ci c'erano i numeri. Delle targhe. Le targhe. Dei ricambi, io dei ricambi. C'erano le cambiali. Un ingranaggio, c'erano i numeri. Un cucinetto ce n'aveva 10. Toccava ricordarsi tutti i numeri. Senta, mestiere che ha passato ai figli. Di padre in figlio. Sì, ha trasmesso ai figli. Questo è Claudio. Claudio e Fabio. E Fabio. Bravi! Che l'aiutano molto della. E se non sono loro, ormai io sto tramontando. Senta, questo 39 su Genova. Quali sono i motivi di questo? Momento, per favore. Allora chiediamo al fratello. I motivi di questo ritardo, 39 su Genova. Ma forse il 39 che è il numero di scarpe di Montella? Il 39 dovrebbe essere il numero di Legle. Ah, ecco. Però si pensa che dovrebbe uscire entro poche stazioni. Comunque è un ritardo quasi eccezionale. Però la domanda che più ci sta a cuore, per cui siamo venuti qui, qualcuno dice che ci siete voi dietro la truffa di Cinicello Balsamo, della ruota di Milano, è vero? Beh, noi... C'hai parenti a Cinicello. Veramente. Lei è uno dei foggiani? No, l'avremmo assistito a uno che era collegato con Milano. Sì. Una grande giocata dei 20 milioni. Però in quell'occasione perse. Quindi in quell'occasione la truffa non funziona. La truffa non ha funzionato in quell'occasione. Era milanese. Ma cosa vorreste dire a coloro che intraprendono legalmente e sperano di vincere il gioco del lotto? È un gioco sano ancora? Ma i giocatori sono senz'altro sani. E il gioco... I ricevitori no. I ricevitori no. Senta, ma voi sapete che siete causa di tante auto parcheggiate in doppia fila con le quattro frecce? Di questo siamo fieri. Come siete fieri? Nel senso che... Di creare intralcio al traffico? Puntiamo a che il traffico rallenti. Ah, è tipo dei dossi, volete dire? Sono dei dissuasori. Voi siete dei dissuasori? Noi siamo dei... È vero che andate in giro vestiti con strisce giallo-blu o giallo-nere? Qualcuno li chiama anche inibitori di traffico. Senta, e... So che lei intraprenderà un viaggio oltre manica. Sì, sì, sì. Per quali motivi? A. Scoprire un Filippo inglese. B. Capire le cause della caduta del reale della borsa brasiliana. C. Qual è il vero motivo? Proprio C. Ecco. Hi. We want to thank you for this kind of feeling. We are there in London. Per partire per andare a Londra. We'll see together. E noi probabilmente ci rivedremo la prossima volta in occasione dello spettacolo che Filippo tiene su Teleradio Gubbio. Thank all the people of Gubbio. Noi salutiamo caldamente tutti i telespettatori. Because di perché? L'avevo capito anch'io. Because of the hot atmosphere
per la calda, caldissima, torrida atmosfera that will be for the festival of cherry che c'è, che tutti gli anni and will be ci aspetta durante la festa dei ceri and we come back for this festival. E noi sicuramente saremo qui anche quest'anno per questa fantastica marvelous festa. Marvelous meravigliosa. And I will give you my numbers, my winner numbers. E adesso abbiamo intenzione di darvi i nostri numeri fortunati. Yes. 1 1 2 2 3 3 on all the wheels, su tutte le ruote. Hi from England. Ciao dall'Inghilterra. Bye bye. Ciao Italia. Ciao. Thank you. Bye bye Zach. Però, no. Allora, cronaca in diretta. Venerdì sera, lei andrà in onda venerdì sera. Cronaca in diretta. Il sabato tutta Gubbio verrà a giocare questi tre numeri alla sua ricevitoria. 90 17 5. Ah, facciamo ripetere un attimo. 90 17 5. Ah, 90 per cos'è? La paura. 17 la disgrazia. E il 5? E il 5 i gol che ha fatto Maradona. Non c'è molto legame, dottor Quinto, scusi, ma tra la paura, la disgrazia e i gol di Maradona. Lei era quando dell'88, il 21 maggio, solo 16 giorni dopo la festa del l'88 giocava a Napoli. Capo 10? Milan e Napoli. Chi perdeva la partita perdeva il campionato. Allora io ho paura di Napoli che perdeva il campionato perché era stato limitato di 5 punti. Era 5 punti avanti il Napoli, lo sta giocando a 1 meno 1 punto più. E chi dice? Non va giocando a 1 punto più, lo pagare. E il campionato che... È vero, confermo. Ma basta, il Virtus, 3... Come? 31 maggio... Confermo. Confermi. È andato a numeri, 17-5. E al turno, dopo 15 anni, dovrebbe ritornare. D'accordo. Soprattutto se il Napoli torna in Serie A. Una cosa, come si chiama la valletta? La valletta molto graziosa. Allora vorrei fare un saluto personale a Sonia. Sonia da questo è censurarla. Perché la pubblicità. Sonia dagli occhi blu senza le tre, la stessa non sei. Anche la sua. Sonia dagli occhi blu, io di certo non metterò gli atu. Votiamo? Se può mandare questa dici no. Lo so. Senti, ma la vostra televisione è ancora in parte occupata da gli ecclesiastici oppure... Sì, sì, completamente clerica. L'inserimento della... Si dice? C'è un cazzo la direzione. Intanto questo lo mando. Questo è per te. Sì, sì, con sì. Gli amici. Allora salutiamo Luca Signoretto. Oh, questo mi piace. Auguri! Fate gli auguri. Panarelli, c'è Panarelli? Forzi. Fa vedere. Panarelli! Enge. Chi c'è dopo? E c'è... Vince un po', chi c'è? E c'è il Marullo. Marullo! No! Marullo! Chi è Marullo? E il Bu. Mari Marchegiani? L'infio. Marullo, te conoscono tutti! Marchegiani? Dice, sei venuto con lui a Cuba. Ah sì? Sì, sì, sì. Col fiore a Cuba, putani, no? Scusa. Marullo, dopo pisciato ci vuole lo sgrullo. No, Marullo e dopo la canna. Capito? Ah sì. Hai detto Marullo per quello? No. E perché Marullo? Vi dico anche un altro che è difficile, sarà difficile farci una rima. Che veramente c'è solo la cena, Marco Acciaio. Facile. È un amico? Acciaio, invece un nemico è un guaio. Bravo. Vorrei la pelle nera. Fare un esperimento anche. Un esperimento, farvi sentire l'alito di quest'uomo in questo momento. È cattivo. È importante. E tu questo alito è importante. E quindi adesso andremo a lavare i denti con lui. Va bene. Al bagno. Non dite il nome del dentifricio per non fare pubblicità. Colgate. No.